Sì, dispiace, c'è sicuramente delusione per il risultato, no? Ho visto amarezza nello spogliatoio da parte dei ragazzi che sicuramente meritavano molto, molto di più. E penso che nelle due partite tra campionato e oggi meritavamo molto, molto di più. Il loro portiere è stato per la seconda volta migliore in campo in assoluto. Noi abbiamo preso il palo con Vidal, colpo di testa, situazioni sempre molto al limite, la situazione di Vucinic in area, l'episodio di Vucinic, quindi potevamo chiudere il discorso di qualificazione oggi e invece ci troviamo con un risultato che sicuramente favorisce la Lazio e la mette sul piano di favorita per il passaggio del turno, visto che giocheremo in casa loro tra 8 giorni. Molto sereno, io parto dal presupposto, dico sempre ai miei ragazzi, meglio fare 1-1, giocare bene, nella giusta maniera, con grande personalità, con grande organizzazione, con grande mentalità, piuttosto che rubare una partita 1-0, 2-0, quindi, perché so che noi così costruiamo qualcosa, ecco, mentre quando sono risultati sporadici, frutto di, comunque di episodi, vado a casa e non sono soddisfatto. Io vado a casa soddisfatto sia dopo l'Udinese che dopo oggi, a testimonianza che nonostante grandissime e numerose assenze, chi sta giocando sta prendendo molto bene, ti dico sinceramente che mi sta facendo comunque, mi metterà dei grandi dubbi nel momento in cui torneranno tutti a disposizione.